ragazzi! Ciao! E benvenuti di nuovo nel nostro ristorante di Toca Kitchen! Sì. Oggi serviremo il nostro secondo cliente. Pronta, cuoca Lissa? Certo! Ok, allora vai e selezioniamolo. Allora, l'altra volta abbiamo dato da mangiare al mostro lì sotto. Chi tocca oggi? Chi sarà lo sfortunato di oggi? Lei, perché guarda, ha la frangetta come me. È vero, ti assomiglia. La frangetta storta, il sorriso super lungo. Ehi, come frangetta storta? Vuoi dire che ti taglio male la frangetta? No. Allora, benvenuta, cara cliente. Sei pronta a mangiare quello che noi ti vorremmo preparare? No, non credo. Sono molto curiosa di vedere che reazioni avrà. Non credo di essere molto contenta di stare in questo ristorante, ma era l'unico che era aperto oggi. Sì. Ok, vediamo un po' che cosa le prepariamo oggi. Una cosa che però non abbiamo fatto l'altra volta, dai, che ne so, questo, il cavolo con l'ananas, con le fragole, non lo so. Idea. Questo... Sì. Più l'arancia, poi voglio un pomodoro e poi ci voglio fare un super succo. Ok, dai, facciamoli un succo. Un succo di queste tre cose. Vai. Uno, due, tre. Mettici anche qualche spezia, dai. Pepe. O limone. Vai, limone. Ci sta bene il limone. Ok. Ok, credo che può bastare. Va bene, vai. Frulliamo tutto. Comunque sei stata anche buona, eh. Potevi anche metterci qualcosa di peggio. Secondo me non si può lamentare. Vai, vediamo un po' che dice. Secondo me le piace questo. Vediamo. Sta pensando. No. Vedi? Il mio era disgustoso. Ma scusa, ma sei contenta? Cioè, tu sei una cuoca che è contenta se per i suoi clienti il cibo è disgustoso? Sì. Io non ci vengo a mangiare da te. Sono fiera di me. Poveracci. Voglio pubblicizzare il mio ristorante. Non ci andate, ragazzi, a 0 stelle su TripAdvisor. Vediamo tu cosa fai di disgusto. Allora, stavolta ci penso io. Allora, vediamo un po'. No, io ti farò una cosa buonissima, guarda, già te lo dico. Un bel panino. Allora, prendiamo pane, poi ci aggiungiamo un bello dog. E comunque è un wurstel, non è? Vabbè, dai, quello. E poi ci aggiungiamo anche un fungo, perché... Ma i funghi non ci sono mai nel panino. Ci sta benissimo, ma soprattutto un po' di ananas. Ma guarda, io questo, l'ananas già non mi piace così, figurati così. Ma è un panino buonissimo, guarda, va super di moda. A parte che non si possono unire le cose, però. Vedrai come le unisco. Andiamo a preparare. Innanzitutto, tanto questa bella salsiccia, wurstel. Eppure questo, il fungo. Ah, brava. Ok, noi abbiamo le dita che non si scottano. Ok, dai, sono pronte, guarda. Di già. Sì, guardale. Oh. Dai che sennò si bruciano. Ok. Aspetta che non ho finito, non mangiare. Poi in questa pentola, perché c'è finito il fungo? Scusa, vabbè, non fa niente. Lascialo lì. Ma lascialo lì. Che c'è? Hai fatto mamma. Hai fatto hola. Non riesco a dire. Hai detto, vabbè, io torno alla mia. Hai detto oddio. Ma lascialo lì. Fammi tornare alla mia cosa, che qua mi si brucia tutto. Allora, ferma, mi fare il solletico. Guarda adesso che ti creo. Oh, guarda che taglio perfetto. Poi metto questo. Non ci va dentro. Ma come non ci va? Guarda che sì, però c'è andato. Forse c'è andato, non lo so se no. C'è andato. Però che va. Sai, vero che non si possono mettere insieme le cose e vanno semplicemente in mezzo. Guarda. Vedi? Te l'avevo detto prima che si erano uniti il cavolo e la... Ah, vabbè, glielo farò mangiare a parte. Allora, torniamo indietro. Torniamo di qua. No, l'ananas io la faccio prima fritta. Cioè, ma perché quello? Perché mi arriva la roba che non metto io? Perché prima di... Sai che ti dico? Friggo pure il pane. Friggiamo tutto. Friggiamo tutto. Povero fungo che sta venendo incotto in tutti i modi. Ma è proprio questo il segreto della mia ricetta. Wow, attraversiamo le cose oggi. Benissimo. Torniamo al frullatore.
cosa cuoci oggi? Adesso ci devo mettere una cosa bella, mezza fetta di pane, la metto nel frullatore e faccio un bel frullato di pane e fungo, perché così faccio tutto aromatizzato, il pane aromatizzato al fungo e liquido. È pronto, signora? Ecco qui. Allora, questi glieli devo far mangiare insieme perché è il panino con la cosa. Ah no, però aspetta, glieli devo condire. Scusa, non c'abbiamo un po' di ketchup? Sì che c'è. Vai, sulla salsiccia. Sta diventando arrabbiata. Vediamo. Si sta arrabbiando, mamma, si sta arrabbiando. Pronta. Ah, panino col würstel e ketchup. Dai, questo è buono, non puoi lamentarti. Gli è piaciuto? Un bel sorso di pane e funghi? Lo vedi che io cucino bene? E ora per finire, ananas fritta tutta intera col ketchup. Vediamo che dice. Piaciuta anche questa, ma non ci posso credere. Beh, però il ketchup è stata invenzione mia, eh. Ah, ecco, adesso ti devi prendere il merito. Guarda che ce l'ho messo io il ketchup sull'ananas. Ah, vabbè, dai Alissa, prova a fargli tu una cosa adesso. L'ultima portata del giorno, quale sarà? Ma questo è riso. Allora, quello non capisco cosa sia. O è riso o è qualcosa di ammuffito. Aspetta. Dicelo tu. Fa schifo. Ok, allora non te lo daremo. Cipolla. Ma secondo me se la cuoci poi gli piace. A lei non gli piace mangiare la roba così cruda. Lascia stare. Poi broccoli, cose sane, mammi, cose sane. E poi li voglio prendere una carota e il pane. Pure io il pane. Ok, e che ci fai con tutta sta roba? Ora vedi. Ah, intanto dobbiamo andare sul frullatore. Oggi cose belle. No, un frullato di cipolla, no. Dai, su, sembra fragola, non credo. Che schifo. Dai, non se ne accorgerà. Vediamo. O glielo dai, do. Dai, no. Daglielo dopo, daglielo. No, non daglielo adesso. Dopo, quando deve mangiare. Ora andiamo sul forno, ci mettiamo un bel broccolo. Il balletto del forno. Vediamo un po'. Il profumino è buono. No, ora lo fa bruciare. Dobbiamo farlo cuocere altre due volte. Ah, è pronto. Vai. Mettiamolo in un piatto. E ora dobbiamo andare con il pane. Con il pane però io... Ah, vero, c'è anche la carota. Ora devo prendere il pane e farà così. E poi, quando l'ho fatto, ops, vabbè, questo sarà per dopo. No! Che vorresti fare? Tagliare la carota? Oh. Sì, così, e sarà pane e carota. Ah, vedi? Però pane. Cruda, carota cruda. No, ora lo cuocio. Ok. Cuocio tutto. Vedi, ha fatto wow. Ok, dove li cuocerai? Cuocerò la carota fritta. Ma perché devi ballare quando cuoce la roba? Ok, okay, perfetto. E la rifrigge. Vabbè, è un po' più cotta, non fa niente di male. E il pane bollito, dai, chissà come viene il pane nell'acqua. Chissà che schifo, eccolo. Mm-hmm. Un po' di sale ci sta bene. E un po' di pepe, sale e pepe. Ma il piccante niente stavolta? No, tranquilla, ci metterò un sacco di piccante. Ci metto tutti gli ingredienti che ci sono. Questa cosa che non so, ketchup, piccante e soia. Okay. E limone. Pure limone. E altro sale e altro pepe. Perfetto, dai, così credo che gli piace. Ci siamo! Ecco il momento dell'assaggio. Ricettona okay. Fatta da Alissa. Vai, fai assaggiare qualcosa, poi le fai anche bere. Subito quello proprio. La vuoi traumatizzare subito. Ecco di cipolla. Le è piaciuto. Ma guarda che gusti ha. Allora, guarda bene e senti, aspetta. Senti, Sentiamo. Vedi che gusti ha come me. Vabbè, vediamo cosa dice di questo. Vabbè, del broccolo fatto al forno secondo me gli piace perché è buono. Guarda, se leccate i baffi. Ok, vediamo il pane bollito con tutti gli ingredienti. No, faglielo assaggiare da solo un pezzetto così sentiamo cosa ne dice. Ok, allora prendo quello però più normale.
Vediamo. Ma le piace anche questo. Ma le piace tutto. Vedi che chef che sono. Vediamo qui. Con cos'è quel pezzo lì? Ah, quello è sempre pane, anche quello verde. C'è la salsa piccante. Scusa, eh. Vabbè, ma era pieno di piccante, poverina. E la carota gliel'hai già data? Sì. Ma che schifo. Certo, puoi essere più educato. Vabbè, dai, senti, diamole una fragolina come dolce. Però prima gliela cuocio in padella. Aspetta che la devo condire. Però lo zucchero non c'è qui tra gli ingredienti. E allora ci mettiamo un po' di piccante, dai. Il piccante ti piace proprio, eh? Eh sì, a me sì. Ma questo chissà cos'è? Una senape forse. Non lo so, però gli ha fatto cambiare colore. No, rifacciamola di diventare rossa, è una fragola. Ecco, così non si accorgerà di nulla. Guarda, guarda, sembrerà una fragola normale. Vediamo un po' se se ne accorge, dagliela. Guarda, è una fragola rossa, normale. Sì, è vero, Scott, è un po' strano, però... Dimmi un po' com'è. No. Cioè, dopo un po' ho capito che fa schifo. Sì, lei ci deve un po' pensare. Va bene, Alissa. Allora, questa cliente anche oggi l'abbiamo servita. Perciò la nostra giornata lavorativa finisce qua. Sei contenta del tuo lavoro? Sì. Noi quindi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. E prossimamente serviremo anche l'ultimo cliente. Perciò continuate a seguirci. Ciao. Ciao.